Eccoci qua, cari amici e cari amiche di TVRS, pronti a regalarvi un altro appuntamento, quello settimanale con la buona musica, le migliori orchestre e spettacolo. E quando si parla di tutto questo non può esserci che lui, il nostro amico Maurizio Casarola. Ben trovato, Maurizio. Ben trovata, buongiorno a tutti. Oggi una puntata eccezionale con una cantante eccezionale. Una cantante che possiamo dire che è cresciuta a pane e musica, ha fatto di questa passione per la musica la propria professione, quindi un vero e proprio sogno realizzato il suo, e vogliamo introdurvela con un pezzo che ha un valore aggiunto, sì, perché rappresenta in qualche modo la sua scelta di indipendenza. E allora partiamo con Occhi Azzurri. Col sole lieve di fine settembre ricominciava ancora una volta la scuola col suo primo giorno, e quel ragazzo poi mi guardava ed il suo sguardo parlava d'amor. Occhi azzurri come il mare, coi capelli d'oro al vento, mi ricordano quei giorni in cui nasceva un sentimento. Tra due giovani bambini, oggi ancora innamorati, stretti uniti in quell'abbraccio che mai li dividerà. Buon compleanno Federica Cocco, lei è la nostra ospite di oggi, una grande professionista, giovanissima ma con una voce eccezionale. Ciao Federica, ben arrivata. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi e grazie dell'invito. Ti vediamo circondata dall'affetto dei tuoi tanti fans, complimenti, perché comunque i fiori che ti circondano. Sì, abbiamo festeggiato da poco il mio compleanno, sono arrivati tanti fiori, tante belle manifestazioni di affetto, quindi anche in casa ho ancora tutti i fiori qua alle mie spalle della giornata di festa. Nell'inquadratura manca qualcuno però. Si è fuggito il nostro compagno di avventura, no, ci contavo. Sta facendo la nanna, eccolo qua. Ah, ecco. Eccolo qui. Che meraviglia. C'è anche lui oggi. Noi abbiamo voluto iniziare in qualche modo, Federica, da una canzone che rappresenta una svolta nella tua carriera professionale, perché rappresenta il fatto che tu hai deciso di creare una tua orchestra col tuo nome nel 2020, e questo è il primo singolo che dà proprio il titolo anche al tuo primo lavoro. Sì, sì, esatto, sono 4 anni di questa attività della nostra orchestra, e il brano che avete ascoltato è Occhi Azzurri, che è un brano che è stato scritto da Alex Villani, Beppe Carnevale, una bella collaborazione anche con l'orchestra di Marianna Lanteri, un brano che ci ha dato delle belle soddisfazioni perché piace tanto al nostro pubblico e quindi nelle mie serate non può mai mancare. Allora, nel fuori onda aveva detto la nostra Federica che Alex Villani fa tutto, ed effettivamente scrive anche a questo punto, oltre ad essere un polistrumentista. la musica fa parte in toto della sua vita, quindi suona tutti gli strumenti, canta, scrive le canzoni e ovviamente insieme a me ha creato la nostra orchestra, perché poi c'è tanto lavoro, oltre al lato musicale c'è anche tanto lavoro tecnico, di preparazione. Ad esempio in questo periodo stiamo preparando l'estate, quindi c'è tanto lavoro alle spalle da dietro le quinte, preparare lo spettacolo, la scenografia, la struttura, certo. Arrivare nelle piazze, quindi con un prodotto che sia bello da ascoltare ma anche bello da vedere. Giusto. Mi dicevi che hai ripreso alla grande, nel senso che stai facendo serate in tutta Italia, ma soprattutto ti abbiamo visto parecchio anche qui nelle Marche. Beh sì, devo dire che sono molto contenta, perché
l'estate che sta per arrivare sarà una grande estate, ricca di tantissimi appuntamenti, quindi vi invito sempre a seguire le nostre pagine social dove ci sono tutte le date del tour. Però devo dire che anche la programmazione nei locali in tutta Italia quest'inverno ci ha dato delle belle soddisfazioni, quindi tanto pubblico, tante serate. È un piacere poter fare del nostro lavoro una passione, ma anche a livello personale qualcosa che ti possa gratificare. Quindi si fa con impegno, con sacrificio, ma quando ci sono i risultati poi dopo si è contenti. Una Prego. Domanda ti volevo fare. Dunque, tu sei stata per tanti anni con Gianmarco nella sua orchestra, poi 4 anni fa, quindi nel 2020, hai fatto una tua orchestra. Come ti è cambiata la vita? Beh, totalmente. Intanto io non finirò mai di ringraziarli, di ringraziare la famiglia Bagutti, perché con loro ho potuto fare questo lavoro in maniera seria, professionale e capire effettivamente quanto sacrificio c'è dietro al nostro lavoro. Però ovviamente poi da 4 anni a questa parte, avendo la mia orchestra, la mia attività, le responsabilità sono cambiate e devo dire che il cammino che ho fatto con loro, 8 anni importanti, mi ha dato comunque la possibilità di arricchire le mie conoscenze e di arrivare, diciamo, collaudata nel 2020 a partire con la mia orchestra. La scuola di formazione Franco Bagutti, comunque della famiglia Bagutti, si riconosce nell'impronta che lascia gli artisti che passano attraverso il loro percorso e la ritroviamo anche nella tua estrema professionalità e precisione, devo dire, Federica. E tu hai avuto la fortuna che capita poche volte nella vita, ovvero un treno che passa 2 volte. Ci vuoi raccontare questa storia, insomma, che ti è capitata? Beh, questa è una storia che mi è già capitato di raccontare. Io dico sempre che nella mia vita il treno è passato 2 volte, perché ovviamente io faccio una premessa: nella vita nessuno ti regala niente, le cose le conquisti con il sudore, a testa bassa, lavorando e mettendoci impegno e serietà, prima di tutto. Però io devo dire che, essendo di carattere molto testarda, quando mi metto in testa di fare una cosa, di arrivare a un obiettivo, cerco di raggiungerlo e di farlo al meglio. Io sono stata nella mia vita fortunata, perché la prima volta, quando mi chiamò il maestro Franco Bagutti, avevo 18 anni. E sebbene da una parte c'era la volontà di partire, di cambiare vita, di dedicarmi alla musica totalmente, di lasciare la famiglia, dall'altra parte c'era comunque la consapevolezza che sarebbe stato un cambiamento di vita troppo grande, e forse io, tanto legata alle mie radici, all'epoca non ero pronta. Però nella mia vita il treno è passato 2 volte, perché poi a distanza di anni la proposta mi è stata fatta una seconda volta, e la seconda volta ero grande e matura da poterla scegliere e fare in maniera consapevole. E adesso hai la tua orchestra, dove c'è la tua famiglia vera e propria, in qualche modo, no? Sì, guarda, oramai la mia orchestra è la mia creatura, nel senso che io e Alex Villani abbiamo creato il nostro progetto musicale, la nostra orchestra, l'abbiamo creato specialmente in un momento molto duro, perché l'attività è partita in un momento dove il mondo era fermo, quindi è stato molto più difficile partire con questi presupposti. Però questa è proprio la nostra creatura e ogni giorno ci dedichiamo amore e impegno come se fosse veramente il nostro figlio, quindi la nostra famiglia, perché poi le ore sono tante. La tua tenacia, in qualche modo, malgrado i tempi difficili, la tua tenacia, la tua professionalità, come quella di Alex, hanno fatto la differenza. Vi hanno fatto superare questi anni difficili, adesso state in qualche modo raccogliendo i frutti dei sacrifici precedenti. Vogliamo adesso ascoltarvi e godere del bellissimo video che vi vede cantare insieme, dal titolo Pane, burro e marmellata, e fa parte del vostro ultimo lavoro, è un estratto dal vostro ultimo lavoro. Gustiamolo insieme e poi ne parliamo con te. Sogno candido ci sei tu, io mi perdo nel mare blu di quei tuoi occhi innamorati. Ma chi ti può scordare, tu che ci metti il sale,
nella vita insieme a me. Tu, sogno candido, solo tu, nel mio cuore qualcosa che non so dire né far capire. Ma prima o poi lo troverò, il modo giusto per poterti dire che sei come pane, burro e marmellata, la razione mia privata, un amore unico e dolcissimo. Sei come bianco zucchero filato, dal sapore delicato, non mi dire sono in una favola. Sei come un caldo sole nel mio cielo, il mio mondo è più sereno ora che tu sei vicino a me. Sei come l'acqua sulla luna, qualcosa di particolare che non c'è. Capelli tirati su, nello specchio un sorriso che è come un sole rosso acceso. Forse potrò assaggiare il gusto un po' speciale, fragola e lampone sol per me. Tu mi confondi sempre di più, mi rigiri da sotto in su con quei tuoi modi affascinanti. Quelle tue seguo sempre attentamente, penso che sei come pane, burro e marmellata, la razione mia privata, un amore unico e dolcissimo. Sei come bianco zucchero filato, dal sapore delicato, non mi dire sono in una favola. Sei come un caldo sole nel mio cielo, il mio mondo è più sereno ora che tu sei vicino a me. Sei come l'acqua sulla luna, qualcosa di particolare che non c'è. Sei come un caldo sole nel mio cielo, il mio mondo è più sereno ora che tu sei vicino a me. Sei come l'acqua sulla luna, qualcosa di particolare che non c'è. Sei come l'acqua sulla luna, qualcosa di particolare, di particolare, particolare che non c'è. E rientriamo con una curiosità. L'essere coppia nello spettacolo è anche privata, è un valore aggiunto secondo te, Federica? Ma sicuramente è un valore aggiunto, perché insieme si condivide il sacrificio e si condividono le soddisfazioni. Però ovviamente non è facile sempre conciliare la vita privata e il lavoro, quindi ci vuole molta intelligenza e molto rispetto, perché sennò l'una condiziona l'altra. Posso dire che siete oltre che bravi anche belli? Sì. Cioè sul palco siete proprio... complimenti davvero. Grazie. 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 Ma abbiamo scelto questa canzone? Sì. Abbiamo scelto questa canzone, che tra l'altro è una canzone del passato, una canzone già edita, però ci piaceva riproporla nel 2024, diciamo così, perché racconta anche un po' la storia di questa coppia, quindi... è anche bello poter giocare sul fatto che lavoriamo insieme ma siamo anche una coppia, quindi questa canzone l'abbiamo scelta per quello. Quindi siete anche voi un po' pane, burro e marmellata? Sì, sì, direi di sì. Anche se non belli. Sempre c'è la marmellata, ogni tanto c'è un po' meno marmellata, perché a volte ma ci sono dei momenti. Ma anche quello fa parte del gioco, via. Ma va bene, va bene così. Solo quella fatta in casa di marmellata. Assolutamente, sempre.
La voce, la musica per te è un dono che regali a tutti i grandi fans che ti seguono con tanto affetto da sempre, ma oltre alla tua grande capacità, qual è il segreto, quello che ti fa arrivare così tanto forte a così tanto pubblico da tanto tempo poi tra l'altro? Eccolo. Oddio, cioè, sta abbaiando il cagnolino. Ma... Taffi, no, lascia, tranquilla. Taffi voleva partecipare. Stava rispondendo. Ha sentito un rumore, quindi si è messo ad abbaiare, scusatemi. Bello della diretta. Brava. Ma no, stavo dicendo, per rispondere alla tua domanda, semplicemente non c'è un vero e proprio segreto. Io cerco di essere sempre me stessa, naturale, e di dare rispetto al mio pubblico. Probabilmente questa è la chiave giusta, nel senso che bisogna presentarsi senza maschere. Noi facciamo un lavoro dove sul palco siamo un po' in vetrina, perché ovviamente abbiamo un portamento, abbiamo una facciata da conservare, però io, nonostante il mio lavoro mi porti a essere un po' in vetrina, cerco di essere sempre Federica Cocco, genuina, che la stessa persona che puoi incontrare per strada, senza essere troppo altezzosa, che non serve a niente. E quindi questo segreto possiamo dirlo che è l'autenticità, e arriva, ecco perché insomma Federica Cocco convince. Io vi ringrazio, mi fa piacere, bel complimento, vi ringrazio Ci tanto. Ci fermiamo Federica qualche istante per la pubblicità, restate con noi perché poi la nostra chiacchierata e la musica continuano. Grazie. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Accademy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili. Prima di tutto, la farina. Sono il bello del punto vendita sotto casa. Ogni volta che hai bisogno, sanno come accoglierti e darti la giusta assistenza. Promozioni esclusive, personale altamente qualificato e attenzione costante alle esigenze dei clienti. Garantiscono assistenza costante e non ti lasciano mai solo. Vicini e sempre presenti. Ti semplificano la vita. Sono cresciuti per essere professionisti di elettronica. Stura Elettrodomestici, il vantaggio di averli accanto. Nel lontano 1970, alcuni agricoltori di Filottrano si uniscono in cooperativa per provvedere al fabbisogno primario. Oggi, il Biroccio gestisce 3 punti vendita, portando la bontà della tradizione fino agli scaffali della grande distribuzione. Produce, trasforma e commercializza con autenticità i prodotti agricoli propri e dei soci. Il Biroccio, qualità e tradizione. Audacia, passione, avventura. Suzuki 4x4, fuori dai luoghi comuni. Suzuki. Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma a 2 o 4 ruote motrici, nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. Innamoratevi della bellezza. Vi portiamo da Mondo Infissi, dove lo stile è protagonista, con una selezione esclusiva di porte e infissi. Venite ad esplorare la vasta gamma di prodotti scelti con cura per offrire qualità e design.
I consulenti sapranno aiutarvi a trovare la soluzione per le vostre esigenze. Mondo Infissi, la scelta perfetta per il tuo ambiente. Veniteci a trovare negli showroom di Jesi Filotrano e nella sede di Appignano. Life could be a dream, life could be a dream, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and up when we meet again, boom, bye. Hey, naughty, ding, dong, shaleng, a leng, a leng. Oh, 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 dip, shaddy, dip. Oh, life could be a dream, if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life would be a dream, sweetheart. Life could be a dream. Life could be a dream. Spazio con D'Ancona. La spesa è una passeggiata. Siamo con Federica Cocco in diretta. E Taffi. E Taffi, è vero. Sì. È lui, è lui. È rientrato in braccio. Amore, guarda come si è messo in posizione. Ti sei sentito chiamato? Scusatemi, allora, ma... No. Gli animali sono un po' come i bambini. Praticamente sono... Adesso lui è un po' imprevedibile, quindi... Va bene, scusate, ma è un coccolone, deve venire in braccio. È giusto. Ha fatto bene. Era quello che volevamo, almeno volevo. Dunque, volevo chiederti, per il futuro, quali sono le novità che andremo a vedere poi per l'estate, quando farai dei concerti in giro per tutta l'Italia? Allora, intanto tante novità che stanno bollendo in pentola, perché intanto ci tengo a ringraziare la nostra etichetta discografica, quindi Fonola Dischi e Mama Music, e insieme a loro abbiamo da poco iniziato una bella collaborazione con tante canzoni nuove che abbiamo già iniziato a presentare, ma ovviamente quest'estate nelle piazze inizieremo proprio seriamente a farvele ballare, a farvele ascoltare. E poi si parla di vacanze, perché a breve, brevissimo, dal 2 al 9 di giugno andremo una settimana in Sicilia in un villaggio con tutti i nostri fan. Sono ormai 4 anni che facciamo questo tipo di vacanza con i nostri più fan, i fan dell'orchestra, quindi siamo un bel gruppo vacanze. E per l'estate veramente tanta musica, perché stiamo preparando repertorio da presentare in tutte le piazze d'Italia, quindi tante novità legate anche un po' al nostro organico. Abbiamo avuto dei cambiamenti, quindi 2 new entry che sveleremo a breve. Bello. Quindi abbiamo tanto materiale da presentare. E noi vi seguiremo sicuramente, ma qua nel nostro territorio quando arriverai? Arriverò per una bella occasione subito il 23 di maggio al galà che si terrà al Tris a Schiepe d'Orciano. È una serata molto bella, ho organizzato questo festival, è un po' il Sanremo della musica da ballo, lo definiamo così. E quindi io sono molto contenta e orgogliosa di partecipare per il primo anno insieme a tanti colleghi artisti, quindi il 23 di maggio, lo ricordo a tutti voi, al Tris vi aspetto. E poi per il resto in qualche modo ti seguiremo sulle pagine social, dove vedo che siete molto attivi e operativi, e comunque ci sarà tanto da vedere, secondo me, dell'orchestra Federica Ma Cocco. Ma sicuramente, poi loro sono giovani e hanno sempre idee nuove, e pur mantenendo la tradizione, che è una cosa importante. E che è una cosa assolutamente. Brava. Bisogna rimanere sempre ancorati un po' alle nostre radici, sebbene i tempi cambino e sebbene i ritmi della musica siano un po' cambiati, però è giusto accontentare un po' tutti i generi musicali. Brava, brava Federica, grazie davvero di cuore per essere stata in nostra compagnia, grazie per averci regalato un po' del tuo spaccato professionale e non solo. Adesso noi ti vorremmo salutare con un'altra bellissima canzone al titolo Traditore. Il titolo, insomma, però la canzone è bellissima e anche il video, non lo perdete, perché è fatto davvero molto bene.
Grazie Federica, in bocca al lupo per tutto e un abbraccio grande a te e a tutti i tuoi cari, anche a quattro zampe. Grazie mille, grazie per lo spazio che mi avete dedicato. E allora un saluto da parte mia, un saluto da parte di Taffi. E naturalmente vi aspetto quest'estate con la mia orchestra. Venite a ballare, vi aspettiamo tutti quanti. Grazie, grazie. Davvero. Grazie, un bacione. Un bacione. Grazie a Maurizio Casarola, grazie ai nostri ospiti. Noi adesso vi lasciamo per, oltre alla musica, all'informazione di All News in diretta qui da Recanati. Con una stretta di mano